erano decenni che si trascinava la pericolosità di questa intersezione, i lavori sono cominciati e quindi un'altra spunta sulla sicurezza stradale. A Ponzano, lungo la provinciale Postumia, ruspe finalmente in azione per trasformare il tristemente noto incrocio Albastone in una rotatoria. In mattinata il sopralluogo del presidente della provincia Stefano Marcone e del sindaco Antonello Baseggio. Fino ai primi anni 90 si è cercato sempre di trovare una soluzione per questo incrocio pericoloso e sfortunatamente mortale. E siamo arrivati finalmente, grazie a un intervento importante della provincia, a realizzare questa opera che è importante non solo per la nostra comunità ma per l'intera provincia e viabilità provinciale. Nel 2018 qui aveva perso la vita Natalia Frare, 65 anni di paese, mamma del presidente del Comitato Zona Nord, Cristian Zanatta, che da allora insieme al comune ha dato battaglia perché si arrivasse alla messa in sicurezza dell'intersezione tra via Volpago Nord, via del Bellato e la Postumia, arteria su cui la provincia sta realizzando una serie di interventi. Qui al Bastone oggi, ieri a Fossalunga, domani a Castelfranco Veneto e quindi 130 opere nell'arco di 4 anni che stanno prendendo corpo con i tempi della pubblica amministrazione, ma sostanzialmente neanche proprio lunghi, in un paio d'anni dal momento in cui viene presentata la domanda e fatta la posa della prima pietra. Qui al Bastone un po' di più, ma l'intervento è più complesso. È chiaro che essendo un sito anche di rilevanza storica e archeologica, quello che potrà essere trovato sotto non lo sa nessuno e quindi speriamo che ciò che gli interventi produrranno non creino anche delle difficoltà operative.